Allora, solitamente i melari o le arnie o quant'altro, come vengono fatte? Vengono fatte con due tavole laterali, spero si senta perché si è in corso un temporale di febbraio tipico dei tropici. E dicevo, c'è una tavola, un laterale di più corto dove ci sono delle battute, no? Dove il laterale lungo si va a infilare. Ok? Cosa succede? Succede che quando si fa questo tipo di lavorazione, ho pensato, e poi me l'hanno anche confermato, si ha il legno qui tagliato, il legno di testa. E questo è uno dei punti peggiori in cui il legno può assorbire appunto l'umidità, oltre naturalmente al fissaggio delle viti. Ok, quindi questo è uno proprio dei punti peggiori dove l'umidità entra e inizia il deterioramento del prodotto, che sia arnia o che sia melario. Per ovviare a questo, adesso mi era avanzata una tavola di legno e ho provato a farlo, sto provando a realizzarlo con tagli a 45 gradi, in modo tale che una volta assemblato in questa maniera qui, non so se si può vedere, non c'è più il legno, la testa, insomma, il taglio, perché rimane nascosto l'uno contro l'altro, e spero durino di più. La mia unica incertezza è quella di quanto possa essere robusto il fissaggio. Voi cosa ne pensate? Lasciatemelo scritto nei commenti. Grazie ragazzi.